Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni settimanali del Segreto. Oggi vi riassumeremo le puntate dal 26 al 30 marzo 2018. Ascoltate con attenzione fino alla fine e non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Come ben sappiamo, Saul ha raccontato al fratello Prudencio di aver conosciuto Julieta, ma effettivamente non ha mai specificato di chi si trattasse esattamente. Ecco che anche Prudencio quindi farà la conoscenza della ragazza, ma non capirà che si tratta della stessa persona. Donna Francisca, non appena venuta in conoscenza del ritorno di Candela, andrà di corsa in pasticceria per mettere in chiaro le sue intenzioni. Beatrice è ancora innamorata di Matthias e dopo che il ragazzo non si è presentato all'appuntamento, si precipita da lui e inizia a chiedere spiegazioni, davanti agli occhi increduli di Marcela. Beatrice inizia ad esagerare e viene subito allontanata da Matthias. Marcela è talmente sconvolta che va a parlare con Emilia. Tristan, prima di sparire prematuramente, aveva iniziato alcuni progetti. Francisca deciderà di riprenderli e farli realizzare dai suoi nuovi figli adottivi. Oramai è chiaro che Aquilino è soltanto un truffatore, deciso a tutti i costi a rovinare Hernando. Assisteremo infatti ad alcune telefonate molto sospette tra lui ed il suo complice. Camilla, dopo essere stata colta da un malore improvviso, non si è ancora ripresa. La donna infatti si sente ancora male, ma preferisce non dire nulla a suo marito. Prudencio fa una scoperta scioccante, viene a sapere che la ragazza che ha conosciuto anche lui è la stessa di cui gli parlava il fratello. Quindi il giovane svela tutto a Francisca, e le dice anche che la ragazza si è trasferita, assieme alla sua famiglia, in un villaggio di sua proprietà. La matrona, molto arrabbiata, pianificherà un gesto tremendo. Hernando nel frattempo avrà un duro scontro con un uomo che gli aveva prestato dei soldi. Francisca andrà di persona a cacciare via gli occupanti che abusivamente si sono trasferiti nella sua proprietà privata. Ma gli uomini, capeggiati da Julieta, non ne vorranno sentire di andarsene. Alla matrona salirà il sangue agli occhi. Saul, appena venuto a conoscenza di quanto accaduto, si precipiterà da Julieta per sincerarsi che tutto vada bene. Nel frattempo Prudencio informa Francisca di essere disponibile ad aiutarla per cacciare via quelle persone dal suo villaggio. Beatrice stringe sempre di più i rapporti con Aquilino. Marcela si sfoga con Adela. La ragazza infatti è venuta in conoscenza del tradimento del marito. Il giovane Prudencio escogita un tremendo piano per aiutare Francisca, ossia incendiare il villaggio. Maurizio inizia a sospettare che sua moglie Nazaria sia sincera. Grazie per averci ascoltato anche oggi. Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi sul simbolo della campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni.